Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura il bollettino Covid. Oggi in Abruzzo 3.835 nuovi positivi, di cui 2.094 emersi da test antigenico di età compresa tra 2 e 99 anni. Sono risultati dall'esecuzione di 9.540 tamponi molecolari e 23.233 test antigenici per un tasso di positività dell'11,7%. 100. Due le persone decedute, una 76enne in provincia di Chieti e un 73enne in provincia di Pescara. 976 i guariti delle ultime 24 ore, 2.646 i nuovi attualmente positivi, che in totale ora sono 65.753. 375 i ricoverati in area medica, più 25 rispetto a ieri, 38 in terapia intensiva, meno 3 rispetto a ieri, e poi 65.340 in isolamento domiciliare, più 2.804 rispetto a ieri. I nuovi positivi sono residenti 717 in provincia dell'Aquila, 997 in quella di Chieti, 800 in quella di Pescara, 1.168 in quella di Teramo, 70 di fuori regione, mentre per 55 sono in corso accertamenti circa la provenienza. E il tasso di occupazione negli ospedali è preoccupante, soprattutto perché mancano gli operatori sanitari. Il personale disponibile è già tutto assunto e a lavoro, ha dichiarato il presidente della regione Marsiglio, il servizio di Giuseppe Dintino. L'Abruzzo per ora ha ancora i numeri da zona gialla, ma la situazione negli ospedali è critica. Lo ha detto ieri sera il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, a margine della riunione della cabina di regia regionale, conclusasi alle 22. Attualmente negli ospedali abruzzesi il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è oltre la soglia del 20% che determina la zona arancione. L'unico dato ancora da zona gialla è quello che riguarda le aree non critiche, dove il tasso di occupazione è 4 punti percentuali al di sotto del limite. Il numero di persone che sono oggi ricoverate, soprattutto in terapia intensiva, è un numero enorme. Io lo voglio chiarire perché le persone che non sono tecniche del mestiere pensano che avere il 10, il 15, il 20% di persone in terapia intensiva significa che i reparti sono semivuoti, cioè c'è ancora tanto posto, ha voglia ad arrivare a 100. Non è così. Basta avere un 10-15% di posti occupati in terapia intensiva e gli ospedali vanno in overdose, vanno in tilt, cominciano a dover chiudere reparti, non hanno più personale da dedicare alle sale operatorie, rinviano le operazioni. È questo il danno che si infligge da parte delle persone che finiscono in terapia intensiva. Possiamo aggiungere posti nei reparti e anche acquistare nuovi ventilatori, spiega Marsiglio. A mancare però è il personale sanitario. I lavoratori disponibili sono già tutti assunti, ha dichiarato il governatore. Non è un problema di fare nuovi posti, ne possiamo fare ancora il doppio di posti di terapia intensiva. Basta che qualcuno ci spedisca o ci dia i soldi per comprare ventilatori, lo facciamo anche a debito. Il problema è che non esistono anestesisti e rianimatori in numero sufficiente per curare e specialisti per poter curare le persone in quelle condizioni. E questi non si fabbricano, non si acquistano sul mercato, non esistono più, sono tutti assunti, lavorano tutti. Intanto prosegue la campagna vaccinale. Nell'ultima settimana in Abruzzo sono state somministrate circa 15.000 dosi al giorno. Rispetto alla settimana precedente, il numero di prime dosi inoculate agli over 50 è triplicato. Il 75-80% in alcuni casi di persone che sono oggi ricoverate in terapia intensiva sono persone che non si sono vaccinate. Questo è l'impatto vero di chi è dannoso, di chi ha scelto di non vaccinarsi e che ha continuato, diciamo, ha condotto oggi a questa situazione di difficoltà dentro gli ospedali. Le organizzazioni sindacali della scuola sono state informate dai rappresentanti della Regione Abruzzo in una riunione del tavolo regionale interistituzionale previsto dai protocolli Covid dell'impossibilità delle ASL di procedere al tracciamento dei contatti di chi risulta positivo al Covid per l'elevatissimo numero di casi. Tra le criticità riportate, anche a seguito di un monitoraggio fatto dall'Ufficio Scolastico Regionale, è stato evidenziato il ritardo o la mancata fornitura alle scuole delle mascherine FFP2, dove invece doveva essere
essere garantito dal giorno di rientro a scuola. Sono appena 159, lo 0,5%, i casi di sospensione in regione per il personale che si è sottratto all'obbligo vaccinale. Anche le percentuali di assenza del personale sono di appena il 5-10%, maggiori di quelle solitamente registrate negli anni pre-Covid. In definitiva, docenti e ATA in percentuali elevatissime e prossime alla totalità stanno garantendo il normale funzionamento della scuola in presenza in Abruzzo. E torneranno in classe lunedì con 7 giorni di ritardo rispetto ai colleghi dell'Abruzzo gli alunni delle scuole di Carsoli. L'ordinanza emanata dal sindaco Velia Nazzarro ha fatto discutere e non poco, scatenando anche le reazioni di prefetto e ASL. Vediamo il servizio. Fa discutere l'ordinanza del sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, che ha disposto la chiusura delle scuole fino al 15 gennaio, presa di posizione che ha scatenato reazioni da più parti. Il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, è entrato a gamba tesa sulla questione con una nota che ha ribadito la centralità dell'ASL in merito alla sospensione dell'attività scolastica in presenza e il ritorno alla didattica a distanza. All'azienda sanitaria aveva fatto appello anche il comune di Avezzano tramite un documento firmato dal vice sindaco di Berardino per il ritorno alla DAD dopo i 46 positivi rilevati nello screening scolastico. Ferma opposizione arrivata dal sindaco Nazzarro, preoccupata dall'aumento dei contagi a Carsoli e in tutto il territorio marsicano. Oltre 200 positivi al Covid a Carsoli, 6 pazienti sono ricoverati in ospedale, un quadro che preoccupa l'amministrazione comunale in vista del ritorno in aula degli studenti. Io sono dell'idea di continuare a sospendere la didattica in presenza. Purtroppo le disposizioni nazionali e anche la nota del prefetto non consentono a noi sindaci di andare oltre e per questo ieri ho inviato una nota alla ASL facendo presente tutte le preoccupazioni e chiedendo appunto una nota, una sorta di autorizzazione, diciamo così. La ASL non mi ha risposto, per cui allo Stato lunedì purtroppo le scuole dovranno riaprire, ma non le nascondo con grande preoccupazione. Non capisco proprio la ratio di tutto questo, perché comunque lunedì tanti ragazzi saranno a casa perché tanti sono positivi. È stato individuato dalla polizia l'aggressore del barista di Piazza Unione a Pescara, accoltellato ad una gamba questa mattina dinanzi all'esercizio commerciale prima delle 7. Il barista ha riferito di essere stato aggredito da un suo cliente che poco prima si sarebbe presentato nel locale e con il quale avrebbe avuto una discussione. La vittima ha raccontato che durante la lite l'aggressore si sarebbe impossessato della somma di 1.200 euro, colpendolo dapprima con dei pugni e poi con una coltellata alla gamba. La squadra mobile ha avviato immediatamente le indagini che hanno portato all'individuazione dell'aggressore. Di servizi e criticità al distretto della ASL di Pescara Sud, la denuncia arriva dal consigliere regionale Domenico Pettinari, il servizio di Paolo Renzetti. Pettinari, lei oggi torna a riaccendere una luce sul distretto sanitario della ASL di Pescara Sud, denuncia delle criticità, delle inefficienze che poi ripercuotono sulla cittadinanza, sull'utenza. Sì, intanto parliamo del distretto sanitario di base di Pescara Sud, che abbraccia un'utenza di 70.000 persone, quindi immaginate, è il più grande e più importante di Pescara. Questo è un distretto gravemente fatiscente, intanto insiste su un immobile di proprietà privata, quindi la ASL paga un affitto importante, nonostante ha un distretto realizzato nuovo in via Rio Sparto, chiuso, lasciato così. E noi chiediamo il trasferimento immediato per risparmiare l'affitto e soprattutto per andare in locali idonei e adeguati, quindi da via Rieti a via Rio Sparto. Inoltre qui abbiamo trovato situazioni di grave fatiscenza, muri scrostati, termosifoni scrostati, fili volanti dappertutto, abbiamo situazioni di stanze molto anguste, piccole, ma la cosa ancora più grave è che manca la strumentazione di tecnologia adeguata, nuova. Abbiamo due ecografi, di cui uno vecchio e uno vecchissimo. Quello vecchio è stato sostituito dopo le mie denunce, ma io chiedevo un ecografo nuovo, hanno portato un ecografo usato. Cosa significa? Avere gli ecografi così significa non mettere nelle condizioni gli specialisti di poter operare in maniera adeguata. Non sono digitalizzati, significa che lo specialista del distretto non ha la possibilità di interrogare la dimissione del paziente, vedere la cartella clinica, il fascicolo sanitario elettronico del paziente e poterlo prendere in carico per dare anche una cura adeguata. Tutto ciò va a
depotenziare la medicina territoriale. Qui è stato trasferito anche la diabetologia e l'endocrinologia dell'ospedale di Pescara. È stato messo qui al quarto piano, quindi gli anziani, gli invalidi, immaginate, nei giorni feriali devono arrivare qui, non trovano parcheggio perché non c'è parcheggio. E devono salire fino al quarto o al quinto piano con tanti disagi. La medicina dello sport in via Pesaro, mancano i termosifoni, quindi gli operatori sono completamente a freddo con qualche stufettina. Tutto ciò che comporta che poi, non funzionando la medicina territoriale, il più grande fallimento, i cittadini sono costretti ad andare in imbuto all'ospedale di Pescara, va al collasso il pronto soccorso, vanno al collasso i reparti e sappiamo quello che succede. Quindi potenziare la medicina territoriale, i distretti sanitari di base, significherebbe risolvere veramente i grandi problemi della sanità. Questo è il più grande fallimento del governo della sanità da parte del centrodestra regionale. Da Roma una ordinanza che, per contenere la diffusione della peste suina africana, impone il divieto di caccia e altre attività in Liguria e Piemonte. Occorre controllare la popolazione di cinghiali prima che il virus arrivi anche in Abruzzo, dicono gli allevatori. Vediamo il servizio. La peste suina africana in Liguria e Piemonte è già costata lo stop alle esportazioni di carne fresca e alimenti derivati verso Cina, Giappone, Taiwan e Serbia. È solo questione di tempo prima che arrivi anche in Abruzzo, ha avvisato la ASL di Pescara. Anche nella nostra regione, chiedono gli allevatori, dovremmo ridurre il numero dei cinghiali, che sono la prima causa di diffusione del virus. Fortunatamente non riscontriamo al momento segnalazioni nella nostra regione, ma sicuramente occorre prestare la massima attenzione al fine di tutelare il patrimonio zootecnico locale. Purtroppo sono rimaste in evase tutte le segnalazioni fatte negli scorsi mesi riguardante la necessità di ricondurre ad un numero accettabile la presenza di cinghiali sul nostro territorio, fonte questi ultimi principali della trasmissione di questa malattia. Occorre immediatamente organizzare un'azione sinergica tra i vari organi di controllo al fine di sventare questa minaccia e tutelare le aziende zootecniche del nostro territorio. La peste suina non è pericolosa per l'uomo, ma può rappresentare un grave danno all'economia. L'export di prodotti made in Italy, quali prosciutti e salumi, a livello nazionale vale, secondo le stime di CIA agricoltori italiani, circa 1 miliardo e 700 milioni, oltre il 12% in più rispetto al 2020. Recentemente il ministro della Salute Speranza e il ministro dell'Agricoltura Patuanelli hanno firmato un'ordinanza che impone, in 114 comuni tra le due regioni finora colpite, il divieto di caccia, fatta eccezione per quella al cinghiale. L'ordinanza vieta anche la pesca, la raccolta di funghi e tartufi, il trekking e la mountain bike, tutte attività che possano implicare interazioni con animali infetti. Ritardo, polemiche e rinvii sul progetto della nuova Pescara. Viene investito dal Movimento 5 Stelle anche il governo e i ministri di Interno e Affari Regionali. Vediamo. Il progetto di fusione della nuova Pescara arriva fino al governo nazionale. Il Movimento 5 Stelle, infatti, con la deputata Valentina Corneli, coinvolge il ministro dell'Interno e il ministro per gli affari regionali e le autonomie affinché la più grande fusione d'Italia diventi parte dell'agenda nazionale di governo. Appena prima della pausa natalizia, su segnalazione dei pentastellati, la deputata si è fatta portavoce presso il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il sottosegretario Sibilia e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini, segnalando la necessità che il caso Nuova Pescara acquisisca la rilevanza nazionale che merita e l'importanza propria della più grande fusione mai avvenuta su tutto il territorio nazionale. Stiamo cercando di alzare l'attenzione perché il tempo, insomma, stringe, la questione è molto molto importante, molto complessa e quindi è necessario, ecco, che anche a livello nazionale ci si occupi del caso, perché effettivamente è un caso nazionale. Le criticità sono sicuramente organizzative, tecniche, logistiche, e non è semplice, anche perché, vi ripeto, è il caso più, diciamo, a livello dimensionale più importante che ci sia mai stato in Italia.
Italia, non ci sono precedenti, quindi bisogna fare tutte le valutazioni del caso e bisogna farle per tempo, perché c'è un termine che si avvicina sempre di più. Le commissioni hanno lavorato, ma grazie allo spirito di intraprendenza di alcuni commissari che per fortuna sono stati presenti in modo da garantire l'apertura delle commissioni, ma non purtroppo ultimamente delle ultime due sedute dell'Assemblea Costitutiva. È importante invece che ci si assuma la responsabilità del proprio ruolo di costituenti in questo caso e quindi per questo abbiamo sollecitato Valentina Corneli a occuparsi anche di eliminare, di spuntare le armi di tanti detrattori che negli anni sostengono che la mancanza ad esempio di un permesso lavorativo impedisca la possibilità di partecipare appunto a queste attività formative per la nuova Pescara, quindi alle attività di commissione e alle attività costituenti dell'Assemblea. Partito a Teramo il progetto Fire Spill, finanziato con oltre 16 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il progetto mira ad affrontare il tema dei disastri naturali e di quelli causati dall'uomo, con particolare riferimento ai rischi connessi a incendi e terremoti. Stefano Recanati. Partito questa mattina a Teramo il corso di antincendio boschivo. I corsi rientrano all'interno del progetto Fire Spill che il COPE Teramo si è aggiudicato nell'ambito del programma Italia-Croazia sul tema cambiamenti climatici e gestione dell'emergenza nella costa adriatica. Presenti tutte le associazioni di protezione civile della provincia abruzzina. Noi auspichiamo sempre che non ci siano i problemi, ma sappiamo che il nostro territorio è fragile e quindi bisogna anticipare i problemi e avere la capacità di affrontarli nel momento dell'emergenza in piena sicurezza, in piena formazione e con grande capacità di fare rete e relazioni. Noi metteremo in campo una grande dote di innovazione tecnologica a supporto proprio dell'attività di formazione, ma soprattutto di intervento, e devo dire che la nostra provincia è attrezzata con la protezione civile con un grande canale, una grande rete di volontari, e questo già fa la differenza. Inoltre Fire Spill si pone l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza affinché possa essere preparata e adeguatamente informata ai possibili rischi del territorio e alla reazione ad essi. Come primo obiettivo c'è quello di migliorare la risposta del volontariato che fa parte del sistema di protezione civile al superamento delle emergenze e delle calamità naturali. Come secondo obiettivo, in modo specifico, la sensibilizzazione del cittadino, e la sensibilizzazione non può che passare cominciando dai ragazzi delle scuole, dagli studenti. In questo progetto è previsto la costituzione di un gruppo Telegram in modo da poter migliorare nel più breve tempo possibile la comunicazione appena un qualunque cittadino viene a conoscenza di una calamità naturale. Il mio ruolo è da anello di congiunzione tra il mondo del volontariato provinciale di protezione civile e il mondo della scuola, da dove praticamente vivo da oltre 60 anni. Non ci sarà alcuna sospensione riguardo agli stalli a pagamento a Roseto degli Abruzzi, la conferma arriva direttamente dal sindaco Mario Nunes a seguito della richiesta avanzata dalle opposizioni per uno stop anche per incentivare gli acquisti in questo periodo di saldi. Vediamo. Una proposta strumentale, quella avanzata da una parte dell'opposizione riguardo la richiesta di sospensione delle strisce blu. Così il sindaco di Roseto Mario Nunes, che ha respinto questa richiesta aprendo invece ad un incontro con gli esercenti per fronteggiare la crisi che ormai attanaglia questo settore da molti anni e che la pandemia ha notevolmente messo in ginocchio. Loro chiedevano di sospendere i parcheggi a pagamento come noi due anni fa e l'anno scorso abbiamo chiesto. In realtà i commercianti si sono espressi valutando appunto quella scelta come poi non efficace rispetto al territorio, ma soprattutto sono mutate anche delle condizioni. Per esempio nella zona centrale l'amministrazione di Girolamo Ginoble era riuscita a farsi chiudere con dei blocchi di cemento un parcheggio centrali di oltre 100 posti all'interno della nostra appunto zona commerciale, cosa che noi siamo riusciti invece a riaprire. E inoltre, rispetto al discorso di parcheggio a pagamento, credo che non sia quello lo strumento per incentivare e per supportare un commercio veramente in ginocchio. Allora sì, abbiamo risposto all'appello dei commercianti di incontrare al più presto, ringrazio la consigliera Annalisa Del Piglio che ha la delega e ha la fiducia su questo tema, perché crea un ponte importante, ecco, noi siamo per costruire ponti e non per creare delle barriere e dei muri.
non molto, ma quello che possiamo fare lo faremo: l'ascolto, misure incentivanti, organizzazione di eventi come abbiamo fatto in questo periodo natalizio, cercando di valorizzare tutte le piazze, soprattutto dando anche un panorama e una prospettiva alle attività, e soprattutto quell'ascolto che è mancato in questi anni. Ecco, noi ascoltiamo le categorie, loro si sono espressi sui parcheggi a pagamento, ovviamente non hanno detto che va tutto bene, hanno detto che bisogna trovare altre soluzioni, su quello ci lavoriamo. L'amministrazione comunale di Francavilla al Mare ha presentato il nuovo portale dei lavori di riqualificazione della Sirena, luogo simbolo della cittadina adriatica. Vediamo. L'amministrazione comunale di Francavilla al Mare ha presentato oggi il portale che riguarda la riqualificazione di Palazzo Sirena, monumento artistico con decreto dei beni culturali e simbolo della città adriatica. I lavori verranno eseguiti grazie all'ottenimento di 925.000 euro per l'aggiudicazione di un bando per la rigenerazione urbana. Francavilla al Mare ha poi ottenuto altri 930.000 euro per la riqualificazione della piazza adiacente proprio Palazzo Sirena. Il progetto di cui abbiamo parlato durante la campagna elettorale, mi ero impegnata nei primi 100 giorni a presentarlo alla città. Siamo qua con la presentazione del progetto e anche con l'annuncio dell'ottenimento del finanziamento per realizzare effettivamente questo progetto. Tutto questo sarà affiancato anche dalla riqualificazione e rigenerazione urbana del tratto che va dal porto alla zona sud di Francavilla, ma in particolare della Piazza Sirena e del Pontile. Io immagino che i progettisti che otterranno l'affidamento, diciamo, della progettazione dovranno colloquiare tra loro, immagino un laboratorio progettuale comune nel quale, insomma, colloquino tra loro per rivedere l'insieme di questa zona centrale di Francavilla. Il progetto prevede solo la rifunzionalizzazione degli spazi, l'adeguamento, la creazione di due scale di sicurezza, di nuovi ascensori per raggiungere non solo gli spazi del teatro e dei camerini, ma anche per riabilitare l'uso della terrazza all'ultimo piano sul mare. Allo stesso tempo prevede una grande terrazza che invece si, come dire, rivolge alla collina, alla chiesa di Guaroni, alla città, creando questa doppia sponda. In questo senso, diciamo, cambia pochissimo perché gli elementi sono veramente minimali, quelli aggiunti, ma cambia moltissimo nelle sue possibilità d'uso, di fruizione anche all'interno del palcoscenico, l'abbattimento delle barriere, eccetera, e questa nuova terrazza che è come un palcoscenico esterno sulla piazza per altre manifestazioni, spettacoli o semplicemente per allargare il foyer del teatro. E siamo alla pagina dello sport, calcio di Serie C, partitella in famiglia stamani per il Pescara allo stadio di Febo di Silvi per chiudere la settimana di lavoro e proiettarsi alla prossima, nella quale si tornerà in campo con i biancazzurri che sabato ospiteranno il Montevarchi. Ma i fari restano puntati sul mercato, abbiamo fatto il punto con il presidente Daniele Sebastiani a partire dalla risoluzione comunicata ieri del centrocampista Mirko Valdifiori, che non è più un giocatore del Pescara. Vediamo. Nell'aria, perché poi Mirko, che è un ragazzo molto intelligente, ha capito che non faceva parte del progetto tecnico del mister ed è stato, devo dire, un professionista esemplare fin tanto che è rimasto, e quindi ci siamo accordati per chiudere qui l'esperienza in biancazzurro. Anzi, addirittura gli avevo proposto se voleva continuare, magari cominciare a fare qualcosa nell'ambito dell'area tecnica, però lui si sente ancora giocatore, vuole giocare. Io gli auguro di trovare una soluzione che lo possa accontentare. Ecco, possiamo dire che Marilungo, Galano e Rizzo sono le priorità, anche perché da quello che notiamo si allenano anche a parte, mentre giocatori ad esempio di cui si parla come Bocic, Frascatore continuano ad allenarsi in gruppo, quindi potrebbero essere in uscita anche lo stesso Nzita, ma in realtà possono anche tranquillamente restare. Ma noi non abbiamo mai parlato di uscite di Bocic, di Nzita, di Frascatore. Sono giocatori che sono stati da sempre nel progetto tecnico, nell'organico. Il mister li ha sempre tenuti in considerazione. Su Nzita si è espresso più volte perché ha una grande stima del giocatore e chiede al ragazzo di comportarsi da professionista, perché secondo me può fare molto.
per gli altri purtroppo sono fuori dal progetto, un po' per scelta tecnica, un po' perché ci sono messi anche loro fuori dal progetto, perché dobbiamo essere onesti, non è sempre colpa di qualcun altro, quindi bisogna trovare delle situazioni. Rizzo è arrivato voluto fortemente da noi, è arrivato e credo che probabilmente non aveva la testa giusta per essere qui, perché uno che fa quello che ha fatto Rizzo nelle ultime 10 partite credo che veramente debba essere richiamato al dovere, perché non si può fare quel gesto che ha fatto nella partita dove è stato squalificato per 4 turni, non si può arrivare in ritardo dopo 9 giorni di vacanza, quindi è giusto che si trovi una collocazione. Galano purtroppo, ne parliamo da giugno, la sua volontà è stata sempre quella di andare via, però ecco, il giocatore dovrebbe capire o accettare qualsiasi cosa, perché se vuoi andare via devi accettare qualsiasi cosa, oppure devi capire quello che c'hai e quello che non c'hai. Io credo che un giocatore come lui, se si fosse messo nella condizione di fare il suo e magari aspettare o la scadenza del contratto a gennaio in un'altra maniera, probabilmente oggi avrebbe la fila per quelle che sono le qualità di Cristian. Ma il Pescara è nelle condizioni di poter dare anche un piccolo incentivo, diciamo così, all'esodo, o si tratta della volontà del calciatore di abbassare un po' le pretese, perché immaginavo che certi contratti anche in B ora non si possano più firmare in piena pandemia? Ma per quanto mi riguarda posso assicurarti che per me rimarranno qui tranquillamente, gireranno il campo per tutto l'anno, perché non c'è nessuno, non c'è mai stata nessuna volontà della società di mandarli via, e lo sapete bene. Se uno vuole andare via poi deve avere anche le palle per fare delle scelte. Tra 7 giorni ripartirà anche il campionato del Teramo, che sabato appunto farà visita alla Vispesaro con un organico che potrebbe presto vedere gli innesti di Codromaz e D'Andrea, un organico più esperto per cercare la risalita in classifica. Jacopo Forcella. Aspettando Codromaz, perché il centrale in uscita dal Piacenza è il prossimo obiettivo, insieme all'attaccante Filippo D'Andrea, per completare il puzzle Teramo, in attesa degli ultimi innesti per poter riconsegnare, dopo la lunghissima pausa, a Guidi un organico più pronto a dare l'assalto alla salvezza. L'arrivo in Emilia di un altro centrale come Cosenza libera di fatto il 26enne triestino, 11 presenze e una rete in stagione. Dovrebbe essere lui, dunque, a prendere il posto del partente piacentini, che da giorni ormai è a Modena. Codromaz, dopo un avvio di stagione da titolare, ha perso via via posizioni nelle gerarchie di Scazzola e presto potrebbe raggiungere l'Abruzzo. Chi lo ha già fatto invece è Davide Mordini, innesto per la fascia sinistra che prende il posto di Rillo. Appena si è aperto il mercato, il mio procuratore comunque mi ha chiamato dicendomi che c'era questa possibilità. Poi comunque a me l'idea piaceva, perché comunque qua è una realtà importante dove abbiamo un mister che comunque fa giocare bene la squadra. Poi già mi sono trovato molto bene, quindi sono felice della scelta che ho fatto. E adesso arriva la parte comunque più importante della stagione, dove si decide comunque il nostro cammino. Adesso avremo tante partite ravvicinate con questi rinvii e là si vedranno comunque le squadre più attrezzate, dove comunque ci vorrà tanta voglia e tanta determinazione, perché comunque non è facile quando devi fare tante partite con tanti turni infrasettimanali. E quindi io sono pronto, perché comunque anche l'anno scorso è stato così, e sicuramente qua adesso sono 3 giorni che mi sto allenando, ma già ho trovato comunque un gruppo molto unito, già mi hanno fatto sentire già parte del gruppo, e quindi si lavora molto bene. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione. A 7 giorni dalla fine della pausa e dalla ripresa del campionato, dunque, quello che si dovrebbe vedere al Benelli contro la Vispesaro sarà un diavolo tendenzialmente differente rispetto a quello che ha chiuso il 2021 con molti, troppi gol al passivo.
E che si riparta ormai è una certezza. La riunione del consiglio direttivo di Lega Pro infatti ha sciolto anche le ultime riserve sulla ripresa del campionato nel prossimo weekend. Dopo l'ok del CTS al nuovo protocollo per i professionisti si attende soltanto l'ultimo via libera rappresentato dalla circolare del Ministero della Salute. Una volta completato l'iter, le nuove disposizioni saranno applicabili anche in terza serie. E nell'ultimo servizio parliamo dei campionati italiani di marcia che si terranno domani a Pescara. Il servizio. Assessore, un altro grande appuntamento di sport a Pescara, i campionati italiani individuali di marcia. Sì, da assessore allo sport sono molto soddisfatta. Pescara apre l'anno 2022 con un grande appuntamento sportivo. Parliamo dei campionati italiani assoluti di marcia uomini e donne, che si terranno domenica 16 gennaio nei pressi dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Un grande evento, molto atteso, la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale, tanti big, tanti campioni che si contenderanno il titolo. Il primo appuntamento dell'anno 2022, quest'anno avremo una serie di competizioni a livello nazionale e internazionale, tra cui una tappa dei beach soccer, il campionato italiano giovanile di triathlon, naturalmente la partenza del Giro d'Italia e poi a settembre, dulcis in fundo, l'Under 23, Giochi del Mediterraneo di atletica leggera. Quindi Pescara si prepara ad accogliere tutte queste manifestazioni con grande impegno, con grande passione, con grande determinazione. Quanti saranno gli atleti? Di tutta la manifestazione, perché non ci sarà solo la 35 km, circa 200. Verranno assegnati anche i titoli italiani delle categorie master, quindi over 35, eccetera. E anche le categorie giovanili, perché è un campionato di società di marcia. Tutti i servizi che avete visto sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG6 delle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona serata.